Praticamente a ognuno di noi viene mandato di nuovo una lettera in cui si invita ciascuno di noi a esercitare un diritto di opzione per l'acquisto. C'è qualcosa che abbiamo omesso, però abbiamo omesso qualche cosa che comunque adesso non ce la Magari ricordiamo. Dopo Non facciamo. ce la Prego, ricordiamo. prego, allora, cercando di, magari, ecco, se mi consentono anche gli amici Campo e Asile di fare un po' un sunto, così per meglio chiarire ai lettori, agli ascoltatori, scusate. Allora, il 10 maggio esattamente del 2006, questi sono, è tutto ovviamente documentato, le organizzazioni sindacali consegnano a ciascuno degli inquilini una proposta di accordo, cioè come intenderemmo noi sindacati muoverci con la proprietà per trovare, insomma, un accordo ai fini di vendere il complesso immobiliare. Questo accordo, ovviamente, previa la rottura, era poi da approvare in una, chiamiamola, adunanza di tutti gli inquilini del 12 maggio. E attraverso quella approvazione della proposta scritta, no, del 12 maggio, i sindacati avrebbero ottenuto quindi un mandato per poi sottoscrivere una, ripeto, cito letteralmente i documenti, una formale intesa con la proprietà, che era finalizzata appunto a favorire, no, l'acquisto di tutte le unità al minor costo di acquisto possibile, così risulta. Ora, in particolare, nella proposta consegnata agli inquilini, erano previste le seguenti condizioni. C'era una scheda tecnica che indicava il prezzo della unità immobiliare, comprensivo anche del posto auto e della cantina, però nella scheda tecnica non era indicato anche il prezzo di acquisto di tutto il compendio mobiliare, no? Che era necessario per poi parametrare col prezzo quota dell'appartamento. Non era indicata ovviamente la superficie commerciale attribuita all'appartamento singolo e non erano indicati neanche i relativi criteri di calcolo. Poi ovviamente c'era un'altra scheda dove ovviamente si significava agli inquilini che si sarebbe raggiunto un verbale di accordo tra queste organizzazioni, la Conit Casa, società referente dei sindacati che era il soggetto attuatore, e ovviamente la VIS, in modo da poter poi far sottoscrivere un contratto preliminare di compravendita tra la VIS e la società Conit Casa o una sua controllata che sarà la Tintoretto Gestioni Immobiliari. All'esito della sottoscrizione del preliminare, la Tintoretto, che poi appunto sottoscrisse con la VIS il preliminare, avrebbe inviato ovviamente a tutti gli inquilini una lettera contenente termini e modalità per esercitare il diritto di opzione. E la lettera venne inviata infatti il 26 giugno del 2006. Gli inquilini come hanno reagito allora? Lascio la parola agli amici Campo. Noi abbiamo reagito abbastanza sconcertati, sconfortati, perché in realtà quella proposta d'acquisto è tutta citata, è tutta documentata. Se non andiamo a leggere quella proposta d'acquisto, ci rendiamo conto di come le leggi, di come lo Stato, di come chi vuole lei protegga o no il cittadino. Lei con quella proposta di acquisto che è documentata, che è depositata, lei vede che veniamo obbligati, pena la perdita del diritto di opzione, a fare una procura, pagarla, una procura che è In che modo vengono documentata. applicati, avvocato? Perché Perché è la un lettera, discorso perché molto se particolare. parla di una proposta è un po' difficile parlare, È pensare un a una discorso molto cosa. Io sono troppo, particolare. lei mi consenta, sono troppo Consentiamo, coinvolto, consentiamo. perché se lei va a leggere quella proposta d'acquisto, la proposta di opzione d'acquisto, lei si mette le mani nei capelli come per dire: ma chi è che comprerebbe in questo modo? Come so, c'è dei punti molto sfavorevoli Questa ecco, proposta per di opzione che è diciamo, depositata, per gli inquilini, cioè diciamo per quanto riguarda il vostro. È Era depositata, per cui è molto. documentata, per cui noi leggiamo A questa questo proposta punto di. voi siete costituiti in giudizio, chiaramente, no? Ci siamo, abbiamo provato. No, No. gli inquilini ci eravamo già costituiti per chiedere tutte quelle due documenti. Ah no, no, chiedo No, no, no. scusa. Non avete citato in giudizio Stato, ci poi. siamo, Cioè, ci poi siamo. A seguito Allora, che è di questo. successo? Che si sono un po' smembrati gli inquilini. C'è stato un po' di allargamento delle file, qualcuno ha cominciato a pensare che non ce la facevamo, qualcuno continua a pensare che non è il caso di mettersi contro nessuno, qualcuno ha pensato, cioè moralmente e È difficile mettere psicologicamente, insieme 300 persone, chiaramente, moralmente e logico. psicologicamente c'eravamo molto indeboliti, non c'era più una maggioranza effettiva, piena, che potesse dare forza a tutta quanta quella che era l'idea di comprare questi appartamenti, e quindi ci siamo un po'
smagliati, certo. Quindi abbiamo un po'... La devo interrompere un attimo perché abbiamo urgenza di mandare la pubblicità, poi ritorniamo immediatamente a riparlare appunto del problema. State ascoltando Radio Roma. Ritorniamo ancora, eccoci di nuovo in studio, dopo grazie alla regia, e a questo punto inizia appunto la vertenza, diciamo, in sede giudiziale, giusto? Sì. E a questo punto io per a questo punto, visto che entra in campo l'avvocato che vi rappresenta, vorrei far spiegare a lui, insomma, ecco, succede appunto all'avvocato Andrea Baudino. Una cosa volevo solamente sottolineare, che noi dopo tutte queste cose qua volevamo avere chiarezza sull'accordo, volevamo sapere come era il contratto preliminare, come erano state spalmate le quattrine, eccetera, eccetera, quell'altro, eccetera, eccetera, e i sindacati si sono opposti, non ci hanno dato mai una risposta, compreso la CONIT, compreso... Cioè, vi siete rivolti all'avvocato? E quindi cosa succede da questo punto in poi, avvocato? Beh, chiaramente, non avendo ricevuto ufficialmente nessun tipo di risposta per la consegna della documentazione che era necessaria per poter cercare di esercitare consapevolmente, in maniera informata, questo diritto di opzione, dato che qui si tratta di comprare appartamenti, certo, ovviamente, inevitabilmente si è dovuti giungere a dire l'autorità giudiziaria. Come è stata impostata in sostanza la causa? Ovviamente sulla ricostruzione dei fatti, che poi è rafforzata appunto dai documenti che ovviamente hanno citato gli amici Campolo e Rasile, si è chiesto... Tra l'altro è rimasto 12 persone poi alla fine. Sono 12 ricorrenti, esattamente. 12 persone sono rivolte al mio studio e appunto mi hanno incaricato di analizzare un pochino i profili di questa vicenda. Per cui io ho ravvisato in prima battuta l'esistenza di un conflitto di interessi proprio nella stipulazione del famoso verbale di accordo, quello del 26 maggio 2006 e i successivi, perché poi sono accordi esecutivi, no, di quello del 26 maggio, ovvero il preliminare e le lettere di opzione inviate dalla Tintoretto, proprio perché ovviamente... Conflitto di interessi che è individuato da parte di chi? Cioè i sindacati avevano ricevuto nella sostanza un mandato rappresentativo, certo, da parte degli inquilini a far loro acquistare questi appartamenti, cerco di essere stringato, certo, al massimo, al minor costo di acquisto possibile, e ovviamente minor costo d'acquisto possibile che dai documenti in atti non è dato ovviamente riscontrare, certo, sia in quanto, in prima battuta, ma questo emerge, la vendita di un immobile, di uno stabile che comprende solo unità abitative a 73 milioni di euro, chiaramente fa cazzotti con la vendita di un intero complesso immobiliare, ovvero compresi anche aree commerciali, appartamenti, certo, sfitti a 93 milioni come era il precedente accordo. Certo. E in seconda battuta, dalle perizie che mi erano state sottoposte dal, chiamiamolo, comitato tecnico dell'associazione degli inquilini, emergeva quella erroneità nel calcolo delle superfici commerciali che portava ad un aumento dei prezzi di acquisto degli appartamenti. E comunque in ultima battuta ovviamente chiedevo appunto l'annullamento di questi contratti per conflitto di interessi o comunque un inadempimento ai contratti di mandato che ovviamente i sindacati avevano assunto con i loro inquilini e che vedeva chiaramente poi coinvolgere tutti gli accordi in essere, quindi tutte le parti. Però siccome, come ben voi purtroppo sapete, la giustizia in Italia è chiaramente pachidermica, stante ovviamente la lunghezza dei tempi processuali, abbiamo dovuto inevitabilmente adire l'autorità giudiziaria con un ricorso di urgenza, cioè chiedere nel frattempo che l'intera procedura venisse sospesa proprio in attesa di poter definire il giudizio nel merito della, certo, vicenda. Anche perché le lettere della Tintoretto erano state inviate il 26 giugno, gli inquilini dovevano esercitare l'opzione entro termini stretti e perentori. Queste proposte di esercizio di diritto di opzione contenevano clausole, a mio modo di vedere, vessatorie e comunque poco trasparenti e carenti anche ovviamente di documentazione necessaria per poter ovviamente esercitare un'opzione consapevole. Basti pensare che mancavano ovviamente le tabelle millesimali, mancavano ovviamente le planimetrie degli appartamenti, il regolamento di condominio, mancavano alcune ovviamente normative. Questa istanza di provvedimento d'urgenza è stata accolta? È stata inoltrata, no, è stata rigettata dal Tribunale di Roma con una ordinanza che io trovo francamente sbalorditiva, perché il giudice ovviamente si è pronunciato dicendo che, in parole povere, non sussistendo un diritto di prelazione secondo legge, un diritto di prelazione poteva essere riconosciuto agli inquilini solo a condizioni diverse, ovvero o dai contratti di locazione
o d'accordi successivi che erano intervenuti con la parte locale.